Buongiorno ragazzi, ben arrivati il France NBA Revival Zone, finito di vedere gara 3, prima di cominciare la giornata, scriviamo, proviamo a tracciare i 5 punti di gara 3 come ho fatto per gara 2 ed è stato un video abbastanza seguito, quindi ripropongo questa pseudo-analisi fatta da uno che non ci capisce una sega. Se siete pronti però comincio. Punto numero 1, i rimbalzi. Per chi ha visto il precedente video, quello relativo a gara 2 che vi linko qua sopra nelle schede, ha sentito che la mia ipotesi per Denver, per provare a vincere almeno una partita in questa serie, sarebbe stata quella di prevalere a rimbalzo. In gara 3 è avvenuto proprio questo. I Nuggets hanno stravinto la lotta a rimbalzo 44 a 25. Hanno dominato in fatto di garra, di voglia, di fame. In più, tenere uno come Anthony Davis a soli due rimbalzi e uno come LeBron James a solo due liberi tentati in tutta la partita, credo sia un'impresa quasi impossibile, presumo mai riuscita nella storia da che LeBron e Anthony Davis giocano nella NBA. Meriti di Denver, sicuramente, in particolar modo di Jeremy Grant, che è stato autore di una prestazione meravigliosa sotto entrambi i lati del campo, però anche grandi demeriti di Anthony Davis, apparso a tratti decisamente fuori partita. Secondo punto, pigrizia. Perché pigrizia? Perché ovviamente grandissimi meriti ai Nuggets, sia chiaro, ma i Lakers fin dalla palla 2 sono stati estremamente pigri in difesa. Solamente all'inizio del quarto periodo hanno alzato l'intensità difensiva e sono riusciti a ricucire in metà quarto uno strappo di 20 punti a tornare a contatto. Però ragazzi, non puoi concedere il doppio dei rimbalzi ed il 55% dal campo nei playoff NBA. Cosa ci dice questo? Ci dice che i Lakers sono chiaramente artefici del proprio destino, si è visto chiaramente. Il problema è che sono artefici sia in positivo che in negativo. Terzo punto, parliamo di Jamal Murray. Il titolo so che attrarrà un po' di critiche, però è volutamente potente. È volutamente potente perché non giriamoci intorno. Questo qui sta disputando dei playoff impressionanti. Nei momenti caldi non c'è santo che tenga. Nelle partite da dentro fuori non ha mai toppato e i canestri decisivi non li ha mai sbagliati. In più sta giocando con una voglia ed uno spirito che ricordano molto, forse Jordan, in alcuni tratti Kobe. Comunque siamo attualmente a quel livello lì. Non dico che Murray sia Kobe o Jordan, chiaramente, ma ci sono giocatori che in un determinato periodo di tempo hanno uno stato di forma, uno stato di grazia, chiamatelo voi come volete, che li avvicina ai gota della NBA. In più ha letture perfette in qualsiasi momento della partita, attacca al ferro quando c'è spazio, tira da tre sotto pressione con percentuali altissime e riesce anche a coinvolgere i compagni smarcati, tant'è che in gara 3 ha concluso con 28 punti, 8 rimbalzi e 12 assist. Ragazzi, Jamal Murray non è ancora un all-star. Punto numero 4, e secondo me il punto chiave di tutta questa faccenda. Gli aggiustamenti, sia offensivi che difensivi, di un fenomeno che è Mike Malone. Mike Malone ha dimostrato nelle due serie precedenti con Utah Clippers di saper leggere cosa propone la difesa, cosa propone l'attacco della squadra avversaria ed adattare con aggiustamenti il proprio attacco e la propria difesa. Chiaramente si parte sempre dal pick and roll Murray Jokic, però in gara 3 abbiamo visto molti meno pick and pop, cioè Jokic che blocca e poi si allarga per il tiro da 3 o per giocare ulteriormente la palla, e abbiamo visto molti più pick and roll con Jokic o Millsap o anche lo stesso Grant bloccare e poi attaccare il ferro. La difesa Lakers si è
è risultata meno pronta a questa evenienza. I Nuggets hanno strappato molti punti anche facili in questo modo. Sicuramente Vogel, Kidd, Hollins, chi per esso, il coaching staff dei Lakers analizzerà questa situazione e in gara 4 proporrà una difesa alternativa. Aggiustamenti anche difensivi. Intanto ha rischiato, è andato di single coverage contro Anthony Davis con Jeremy Grant, e Grant è di fatto l'MVP della partita. Difende fortissimo, fortissimo, mette 26 punti mi pare, ed ha il grande merito, grandissimo merito, di riuscire a tenere Anthony Davis lontano dalla lotta a rimbalzo per praticamente tutta la partita. Credo non sia mai successo che Anthony Davis prendesse solamente due rimbalzi in tutta la partita, però se andiamo a vedere gli highlights vediamo che spesso Grant, appena parte il tiro, va subito in tagliafuori su Anthony Davis ovunque lui sia. Questo è chiaramente un aggiustamento difensivo fatto da Mike Malone. E un'altra considerazione che viene successivamente a questo adeguamento difensivo è il fatto che Anthony Davis abbia giocato molto tempo in questa partita da numero 5, e molto probabilmente, se era una cosa necessaria contro gli Houston Rockets, che ha portato chiaramente frutti contro gli Houston Rockets, probabilmente contro i Denver Nuggets non frutta così tanto. Abbiamo visto in gara 1 decisivo Dwight Howard, in gara 2 partita punto a punto, gara 3 Mike Malone con le sue scelte difensive ha prevalso sull'attacco Lakers. Quinto punto di questa analisi riguarda LeBron e Rajon Rondo. Il re sta facendo praticamente per tutta la stagione, ha fatto, e anche per buona parte di questi playoff, il secondo violino dei Los Angeles Lakers dietro a Anthony Davis, se ne facciamo un fatto statistico. Ma quando la squadra per qualche motivo non gira, è lui ad innescare le marce alte e da ricucire lo strappo. Lui e Rajon Rondo, che è rientrato nella serie con gli Houston Rockets e sta mettendo una sua chiara impronta su questo roster. Rondo con la difesa sulla palla ad inizio quarto periodo, LeBron con un attacco forte, con le visioni di gioco e con i contropiedi, hanno messo in piedi un parziale di 23-8 per i Los Angeles Lakers ad inizio del quarto periodo. Lui e Rondo, veri leader vocali di questa squadra e probabilmente quello che è mancato ai Los Angeles Clippers. Tra l'altro, LeBron mette a segno la 26esima tripla doppia in carriera nella post-season e gliene mancano 4 per raggiungere l'ennesimo record NBA, che attualmente è di 30 triple doppie ai playoff di Magic Johnson. Ecco qua ragazzi, vi ho detto quelli che secondo me sono stati i 5 punti, le 5 chiavi di lettura di questa gara 3 vinta dai Denver Nuggets contro i Los Angeles Lakers, serie sul 2-1, si fa sempre più interessante. Vi do un'anteprima: domani sera, giovedì, molto probabilmente saremo in live io, il Tore, il Freddo, quindi NBA Revival Zone, NBA Week, per commentare gara 3 Lakers Nuggets e gara 4 Boston Miami. Noi ci vediamo sempre qui, se vorrete, con me. Ciao!